Benvenuti amici di Smart World, questa qui nella mia mano è una Foscam C1, si tratta di una videocamera per videosorveglianza. Sbaglio o ricorda un pochino la lampadina della Pixar, quella che c'è nell'introduzione di tutti i film? Insomma, somiglianza a parte, è una webcam, per così dire, HD, che serve a sorvegliare la vostra casa o forse ancora meglio i vostri pargoletti. Ora vi spiego come mai. Allora, Foscam C1 si presenta come una videocamera per videosorveglianza, collegabile sia tramite porta Ethernet qua sul retro che tramite rete Wi-Fi al router domestico di casa, in modo da poter essere sempre in rete, così che voi possiate controllare quello che succede a casa vostra anche quando non siete fisicamente sul posto. Risoluzione HD 1280x720, 115 gradi l'ampiezza della visuale, slot micro SD per l'espansione di memoria, per memorizzare appunto un po' tutti i filmati. E poi che altro c'è da dire delle caratteristiche del che non molto. Sul retro abbiamo una porta micro USB per l'alimentazione, pulsantini per il reset e per collegarla al vostro router Wi-Fi. Rileva in automatico suoni e movimenti e in quel caso vi invia anche un messaggio di allerta. Funziona anche al buio, c'è la modalità notturna che entra in gioco da sola quando la luce va troppo in giù. C'è un microfono, c'è uno speaker, voi potete sia ascoltare che parlare direttamente a chi sia in prossimità della vostra videocamera Foscam. Come mai allora prima dicevo che è più adatta forse a sorvegliare i bambini che non la casa? Ma per due motivi. Anzitutto, la parte di controllo via web è abbastanza limitata. Su Windows funziona solo a 32 bit, su Mac sostanzialmente dovrete fare un po' i salti mortali per farla funzionare, quindi insomma la parte browser è un po' ostica. Dovrete allora utilizzare l'app per smartphone, che va sì bene. Quella per Android è sostanzialmente un port di quella per iOS, ma non è un grandissimo problema, poi magari la guardiamo nel dettaglio. Il problema è che per esempio anche l'app per dispositivi mobili non ha un modo per disattivare le notifiche, quindi se voi tenete le notifiche attivate e qualcuno si muove in casa vostra riceverete 10.000 allarmi che qualcuno si sta muovendo in casa, anche se magari è il gatto o la vostra fidanzata o chi per voi. Dovete tutte le volte disattivarle, riattivarle oppure programmare un intervallo in cui attivarle o meno, ma insomma è un po' scomodo ad essere sinceri. Per tutto il resto sì, ok, funziona, ci sono un po' tutti i limiti di dispositivi di questo tipo, ovvero un'interruzione di corrente non funziona più, un'interruzione della linea telefonica e non funziona più, alla fin fine poi si tratta semplicemente di scollegarla dall'alimentazione e non funziona più, insomma non è un grandissimo deterrente per i ladri, tanto più che non è comunque nemmeno un apparecchio particolarmente a vista, anzi l'idea è quella che voi la nascondiate da qualche parte, magari vicino all'ingresso di casa, e che questa sappia rilevare gli intrusi nel momento in cui si avvicinano, pur con tutti i limiti che dicevo prima sulle notifiche. Quindi secondo me va quasi più, è quasi più indicata come baby monitor, perché in quel caso lì allora effettivamente vi fa comodo tenere le notifiche attive quando magari il bambino incomincia a mugulare o a fare qualche rumore o quando inizia comunque a muoversi. Insomma, in tutti in quei casi in cui non è poi così tanto critico se non viene rilevato subito un movimento o se invece viene rilevato anche quando non necessario. Il prezzo poi tutto sommato è anche abbastanza contenuto, sono 70 euro, quindi al pari con altri modelli insomma di questa stessa fascia. 70 euro che forse vanno un pochino di più a privilegiare la qualità hardware rispetto appunto a quella software. Con un po' di sforzo in più lato software, aggiungendo appunto magari quelle due o tre funzioni di cui ho parlato, si sarebbe potuto fare qualcosa di più, sarebbe stato un prodotto, come dire, da rapporto qualità-prezzo senz'altro migliore. C'è comunque poi il cloud di Foscam in cui potete andare a salvare tutti i vostri dati, tutte le vostre registrazioni praticamente in tempo reale, ma costa, è sotto abbonamento e come dicevo prima forse non è necessariamente detto che il gioco valga la candela. Trovate comunque tutte queste indicazioni, prezzi, foto, acquisto eccetera, come sempre nella recensione completa su smartworld.it. Vi ricordo, se ci state seguendo da YouTube, che è il momento di fare un pollicino su, e se l'avete già fatto, grazie mille. Un saluto da Nicola, ci vediamo alla prossima recensione.